Un'iniziativa presso l'Istituto Alcleone di Crotone sull'importanza dell'educazione civica e la sicurezza stradale nelle scuole, che ha coinvolto gli studenti. Bisogna metterci dentro l'impegno, lo spirito, la volontà di mantenere queste promesse. L'evento è stato voluto dall'Associazione Amici di Giovanni Palatucci, mettendo insieme diverse figure in accordo con la scuola, dove i ragazzi sono stati protagonisti delle diverse nozioni, dall'educazione civica all'educazione stradale. Con l'iniziale col rispetto della persona, rispetto civico, che in alcuni casi, non dico sempre, manca. Però i ragazzi devono portare avanti la Costituzione, la conoscenza, che è la cosa basilare. Sapere almeno come è fatta la nostra Costituzione, quali sono i diritti e i doveri dei cittadini, sia sulla salute, sulla libertà, sui rispetti in generale della persona e di tanti altri diritti che noi abbiamo e certamente si trascurano. Buone pratiche dunque da consegnare alle nuove generazioni? Sì. Io provengo da una scuola dove la Costituzione era importantissima, era abbinata all'epoca alla storia, poi non è stata più svolta negli anni successivi, ma adesso è stata ripresa. Questa scuola innanzitutto è da lodare perché già dalla prima elementare portano avanti le nozioni di educazione civica molto importanti. Segnali forti e chiari partendo da figure importanti come Sandro Pertini e altre persone che hanno usato l'intelligenza per cambiare un po' questo mondo. Io inizierei così. Quali sono le prime norme, le prime guide, accorgimenti da consegnare a questi ragazzi? La prima regola è quella di ricordarsi che sulle strade non ci sono diritti, ma ci sono solamente impegni, obblighi, doveri, perché nel rispetto reciproco di questi obblighi c'è la sicurezza di uscire di casa in salute, di rientrare a casa a salute, sia che si sia pedoni, che ciclisti, che motociclisti o automobilisti. In conclusione, cosa dirà a questi ragazzi? Di fare molta attenzione ai comportamenti umani virtuosi, perché ancora il 92% degli incidenti stradali è addebitabile a comportamenti scorretti, imprudenti o azzardati. Un progetto ambizioso che può salvare vite umane. Sì, sicuramente quello di stamattina è un incontro particolare in cui affronteremo temi vari, da tutte quelle che sono la tutela dei diritti umani alla sicurezza sulla strada. La presenza della dottoressa Ferranti per noi veramente è un onore stamattina averla a scuola, perché avremo questi momenti di riflessione insieme agli alunni su quelli che sono i rischi sulla strada, i ragazzi che si approcciano anche a guidare motorini o comunque hanno voglia subito di sperimentare la velocità, metterli in guardia su quelli che possono essere i rischi invece, soprattutto della distrazione, l'utilizzo del cellulare in modo così inconsulto durante la guida può essere, ormai è certo, causa di incidenti anche mortali, quindi sensibilizzarli sin da piccoli ad un corretto anche uso di questi media, perché no, soprattutto sulla strada. E poi avremo anche interventi di altri esperti in merito a quelli che sono tutti i diritti umani, partendo un po' dalla figura di Palatucci, la cui associazione ha promosso questo incontro stamattina. Avremo anche il garante per i diritti dei detenuti nel comune di Crotone e insieme a lui anche il dottor Perpiglia, che invece parlerà con i ragazzi proprio del volontariato, dell'importanza di essere cittadini attivi, perché alla fine la scuola ha l'obbligo e il fine ultimo di formare i cittadini e l'uomo di domani, quindi cerchiamo di intervenire 360 gradi per sensibilizzare i ragazzi sin da piccoli al rispetto di quella che è la vita umana in tutti i suoi aspetti.